L'associazione di promozione sociale Noi per la Salute Tina Anselmi si è presentata alla città in un'assemblea cittadina che ha avuto come tema la presentazione all'opinione pubblica delle finalità e delle attività che si prefigge di perseguire nell'ambito della promozione alla salute. Presenti quasi tutte le associazioni che operano in città alla riunione che si è svolta presso la Casa delle Culture e del Volontariato. Essendo un'associazione aconfessionale e apartitica, che ha come finalità la promozione della salute e al contempo la tutela dei diritti all'assistenza sanitaria, sia ospedaliera che territoriale, noi oggi illustreremo quelli che sono i nostri programmi, in riferimento alle iniziative sia di natura culturale che di natura operativa, che intendiamo intraprendere per l'intera provincia, con particolare riferimento, e questo per noi è molto importante, anche al monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Per cui creeremo dei gruppi di lavoro che si occuperanno in maniera molto mirata di andare a verificare il livello di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, sia da un punto di vista socio-assistenziale, sia da un punto di vista ospedaliero, sia da un punto di vista territoriale. Stare vicino al cittadino significa in questo momento stargli accanto nelle problematiche che lo investono da un punto di vista sanitario. È già da qualche anno, dal Covid innanzi, che abbiamo e riscontriamo delle problematiche nelle liste d'attesa, nei pronto soccorso, negli esami che dovrebbero essere fatti e allestiti il più celermente possibile presso le ASP, nei poliambulatori degli ospedali. L'obiettivo di questa associazione è non soltanto stare accanto al cittadino in questi frangenti, ma soprattutto fare da pungolo a questa amministrazione dell'ASP della provincia di Caltanissetta. L'obiettivo di questa associazione, come spiegheremo oggi nella presentazione, sono quelle di creare tutto sommato un ponte tra il cittadino e le istituzioni che sono delegate nel territorio alla salute dei cittadini. Io faccio parte dell'associazione perché con entusiasmo, insieme a altre persone che sono delle persone competenti, perché sono degli ex medici, sono degli attuali medici, persone che hanno gravitato e hanno lavorato all'interno della sanità. E sicuramente posso dare un contributo fattivo per creare più possibilmente delle proposte, non soltanto delle proteste. Vogliamo porci in modo diverso rispetto a tanti altri, ma facendo con tante altre associazioni, diciamo squadra, quello di fare non soltanto la protesta, ma cercare anche di collaborare e fare alcune proposte che possono sicuramente migliorare il rapporto tra il cittadino e le istituzioni che governano la nostra sanità in provincia.